La vita odierna, come tutti noi la conosciamo, è data da una serie di processi che hanno interessato i vari organismi fin dalle origini, evolvendoli fino a ciò che sono oggi. In particolare, l'uomo presenta un insieme di apparati coordinati tra loro. Uno dei più importanti è l'apparato cardiovascolare, il quale è strettamente collegato alla vita. La pompa che fa funzionare questo apparato è il cuore. Esso è un organo muscolare cavo, situato nella cavità toracica, dietro lo sterno e in mezzo ai polmoni. Ha una forma quasi conica, ma leggermente asimmetrica, con l'apice spostato verso sinistra. Si divide in due parti, cuore destro e cuore sinistro. Ciascuno possiede rispettivamente un atrio e un ventricolo. Il cuore destro non è in comunicazione con quello sinistro, poiché è separato dal setto atrioventricolare. Il cuore destro riceve il sangue deossigenato, mentre quello sinistro riceve solamente quello ossigenato. L'atrio destro comunica con il ventricolo destro attraverso la valvola tricuspide. Invece, l'atrio sinistro comunica con il suo ventricolo attraverso la valvola bicuspide o mitrale. Cuore destro e cuore sinistro lavorano in sincronia. La parete del cuore è costituita da tre strati. Endocardio, sottile strato epiteliale che riveste le cavità interne e forma le valvole. Miocardio, strato muscolare che forma la struttura vera e propria della parete. Epicardio, sottile membrana sierosa che riveste esternamente il cuore. L'epicardio, insieme a un'altra membrana sierosa esterna, costituisce il pericardio. L'apparato cardiovascolare possiede due circolazioni. La circolazione polmonare o piccola, che ha lo scopo di ossigenare il sangue ed eliminare il diossido di carbonio, e la circolazione sistemica o grande, che distribuisce l'ossigeno e le sostanze nutritive a tutti i tessuti del corpo e preleva il diossido di carbonio e le sostanze di scarto. La circolazione polmonare ha inizio dal ventricolo destro. Il sangue deossigenato dalla vena cava superiore e dalla vena cava inferiore arriva all'atrio destro e, attraverso la valvola tricuspide, al ventricolo destro. Quest'ultimo si contrae, portando alla chiusura della valvola tricuspide e spingendo il sangue nelle due arterie polmonari, dirette ai polmoni. Qui il sangue si carica di ossigeno, liberando diossido di carbonio. Successivamente, il sangue ossigenato, attraverso le vene polmonari, arriva all'atrio sinistro. Il sangue dall'atrio sinistro passa attraverso la valvola bicuspido mitrale al ventricolo sinistro. A questo punto finisce la circolazione polmonare e incomincia quella sistemica. Il ventricolo sinistro, per la tensione che si genera, chiude la valvola bicuspide e apre la valvola aortica, facendo sì che il sangue si riversi nella aorta per ricominciare il proprio percorso attraverso il corpo. La circolazione sistemica termina nell'atrio destro con le vene cave, dando nuovamente inizio alla circolazione polmonare. Per far avvenire la diffusione di ossigeno e sostanze nutrienti, l'espulsione del diossido di carbonio e sostanze di scarto, l'apparato cardiovascolare si avvale dell'aiuto del sangue. Esso ha un volume diverso a seconda dell'età, del sesso e del peso dell'individuo. Nel sangue si distinguono due componenti, una matrice fluida detta plasma e corpuscoli. Gli elementi figurati sono eritrociti o globuli rossi, piastrine e leucociti o globuli bianchi. Il sangue trasporta globuli rossi, globuli bianchi, piastrine, sali, zuccheri e proteine. Le piastrine sono allegre e vivaci come sempre e i nostri anticorpi tengono la situazione sotto controllo e sono pronti ad intervenire se scorgono qualche intruso. Il midollo osseo ogni giorno produce 400 miliardi di piastrine. Delle piastrine, ma a che cosa servono? Ah!
Le piastrine servono a riparare le pareti dei vasi sanguigni quando per qualche motivo si rompono e a facilitare la coagulazione del sangue. Il cuore pompa il sangue attraverso tutto il corpo grazie ai vasi sanguigni. Essi si dividono in arterie, vene e capillari. Le arterie sono i vasi che trasportano il sangue dal cuore ai vari organi e si ramificano in vasi più piccoli chiamati arteriole. Esse alimentano un'estesa rete di vasi, chiamati capillari, i quali hanno la funzione di connettere le arterie con le vene e consentono lo scambio di sostanze tra il sangue e il fluido dei tessuti. Dal letto capillare, il sangue viene drenato da piccoli vasi, chiamati venule, le quali si uniscono a formare vasi più grandi, le vene. Queste ultime hanno la funzione di trasportare il sangue verso il cuore. Affinché l'apparato cardiovascolare svolga le sue funzioni correttamente, è necessario condurre una vita sana, seguendo una dieta equilibrata e svolgendo attività fisica. Purtroppo la vita odierna si è fatta sempre più frenetica e si tende a svolgere le varie funzioni con l'aiuto dei mezzi che la tecnologia mette a nostra disposizione. Nel corso della storia, gli uomini hanno passato la maggior parte del loro tempo in movimento, ma ora passiamo sempre più tempo seduti, il che non è necessariamente una cosa positiva. Oggi, chi fa lavori d'ufficio passa ore stravaccato e curvo sulla sedia, muovendosi a malapena. Anche dopo aver finito di lavorare, continuiamo le nostre vite quotidiane sul divano. Ammesso che siamo in grado di continuarle. L'uomo è diventato sempre più sedentario e si è abituato ad un'alimentazione veloce e squilibrata. Se si conduce una vita scorretta, si può andare incontro a malattie cardiovascolari. Una delle malattie più diffuse è l'aterosclerosi. Essa si manifesta con la formazione di placche, cioè depositi di grasso, che danneggiano il rivestimento interno liscio di cellule epiteliali contenuto nelle arterie. Se le piastrine del sangue aderiscono alla placca, ha inizio la formazione di un coagulo sanguigno intravascolare o trombo, che può rapidamente bloccare l'arteria. L'aterosclerosi può portare a due conseguenze. Se si forma un trombo in un'arteria coronaria, avviene la trombosi coronarica che può bloccare totalmente il vaso, causando un attacco di cuore o infarto miocardico. Un frammento di trombo che si stacca, chiamato embolo, può viaggiare ed entrare in un vaso di piccolo diametro, bloccando il flusso sanguigno. Se avviene un'embolia in un'arteria del cervello, si crea l'ictus, che causa la mancata ossigenazione delle cellule cerebrali fino a causarne la morte.